Un saluto a tutti gli amici nerazzurri e bentornati sul canale. Oggi parleremo della sfida di Coppa Italia tra Inter e Milan, partita in programma per martedì alle ore 20:45. Partita secca, in palio c'è la qualificazione alle semifinali da disputare contro la vincente tra Juventus e Spezia. Siccome ho già analizzato il Milan di Pioli, in alto a destra vi lascerò il video dove potrete trovare l'analisi tattica fatta in precedenza. Oggi analizzeremo gli errori tecnici e tattici visti il 17 ottobre. Ma prima di iniziare, lasciate un like a questo video ed iscrivetevi al canale attivando la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Analizzeremo le varie situazioni in ordine cronologico, quindi partiamo subito. Al quinto minuto troviamo una pressione molto alta dell'Inter di Conte. Qui addirittura Donnarumma in possesso del pallone, che si avvicina per ricevere palla, ma è marcato a uomo da Vidal, che lascia spazio alle sue spalle, e quindi Donnarumma prova un lancio a centrocampo trovando Benacer tutto solo. Qui in questo caso è Barella che effettua il movimento per contrastare Benacer e commette fallo, ma questa sarebbe stata un'ottima occasione per il contropiede rossonero. Nel match del 17 ottobre Conte schierava l'Inter con un 3-4-1-2 che aggrediva alta la costruzione dell'avversario. Credo che martedì tornerà al classico 3-5-2 e vedremo un Inter meno aggressiva ma che manterrà meglio le posizioni. Arriviamo al nono minuto, quando Brozovic sbaglia un passaggio sulla destra per Hakimi libero, colpendo il giocatore rossonero e favorendo nel rimpallo Ibrahimovic, che si trova in mezzo ai due giocatori interisti. L'Inter qui riesce a recuperare, ma qui Brozovic sbaglia perché avrebbe dovuto servire Kolarov in alto a sinistra e impostare l'azione con più calma. Al decimo minuto troviamo una situazione che potremmo sfruttare in più occasioni in questa partita. Lukaku riceve palla a spalle alla porta ed è marcato a uomo da Romagnoli. Su di lui arriva prontamente il raddoppio di marcatura prima di Kessi e successivamente di Theo Hernandez, che lascia libero Hakimi. Hakimi riceve palla dal belga e prova ad accentrarsi, prima servendo Lautaro in profondità, creando un'occasione offensiva. Queste sono situazioni che potremmo sfruttare meglio, soprattutto per la velocità di Hakimi e il lavoro spalle alla porta di Lukaku. Da questa azione sul ribaltamento di fronte arriva il calcio di rigore per i rossoneri, con Calabria che porta palla sull'esterno e serve poi centralmente Çalhanoğlu. Il turco con un passaggio filtrante trova Ibrahimovic marcato a uomo da Kolarov, che all'interno dell'area di rigore alle spalle commette fallo. Qui l'errore è di De Vrij, che si alza in incolpevole ritardo e marcatura sul turco, lasciando lo spazio dietro di sé per il movimento dello svedese. Al 14esimo, dopo il gol dello svantaggio, l'Inter prova subito la reazione, con un'ottima combinazione tra Lautaro e Lukaku. Il belga riceve palla e serve subito Perisic sulla fascia sinistra, che rende vano l'inserimento sia di Lautaro che di Barella al centro dell'area di rigore perché cerca un dribbling di troppo con Calabria e perde palla. Al 16esimo arriva il raddoppio rossonero. L'azione parte da un ennesimo errore di Perisic sulla sinistra, che potrebbe servire o Lautaro, che si sta inserendo alla sua sinistra, oppure Hakimi al limite dell'area di rigore. Ma il croato prova l'uno contro uno di nuovo con Calabria e perde il duello. Qui Calabria dà il via al contropiede rossonero con Çalhanoğlu, che riceve palla a centrocampo e lancia Leao. Leao fa fuori D'Ambrosio con una finta di corpo e trova all'interno dell'area di rigore Ibrahimovic, lasciato solo sia da Kolarov che da Brozovic, che stava recuperando. Al 28esimo l'Inter accorcia le distanze con Hakimi che serve Kolarov sulla fascia sinistra. Il serbo vede il movimento di Perisic alle spalle del terzino destro rossonero e questa volta Perisic, servito, non cerca l'uno contro uno contro Calabria, ma di prima intenzione effettua un cross teso al centro dell'area di rigore. Il pallone viene sporcato da Theo Hernandez e arriva a Lukaku, che a due passi dalla porta non sbaglia. Ecco, questa soluzione del passaggio alle spalle del terzino rossonero è una soluzione che io vorrei vedere più spesso martedì sera. L'Inter è più in palla dopo il doppio svantaggio, le occasioni non mancano, infatti Kier salva su un colpo di testa di Lautaro sulla linea e lo stesso Lukaku, allo scadere del primo tempo, lasciato colpevolmente solo in area, sbaglia a pochi passi, un colpo di testa abbastanza facile. L'Inter è molto più aggressiva, chiude bene gli spazi e rientra con più velocità, ma nonostante tutto il punteggio al primo tempo è di 2-1 per i rossoneri.
Nel secondo tempo l'Inter entra subito con il piglio giusto all'interno della gara, con Hakimi al 48esimo che salta nettamente Teo Hernandez sulla fascia e si vola all'interno dell'area di rigore. Qui però il marocchino commette un errore tecnico perché sbaglia il passaggio abbastanza semplice per Lukaku. In questa azione possiamo anche notare come Barella, che in questa partita si scambiava la posizione di trequartista con Vidal, non segue l'azione. Al 58esimo notiamo un Milan che chiude bene gli spazi, con che si è quasi a ridosso dei difensori. Qui è Lukaku che porta palla e prova il lancio lungo su Lautaro, ma qui il belga sbaglia, perché Lautaro è marcato da due difensori rossoneri, mentre c'era Vidal che stava effettuando il movimento alle spalle di che si. Qui Lukaku avrebbe potuto provare l'imbucata per il cileno. Dopo un minuto, al 58esimo, vediamo un'altra grandissima occasione per i nerazzurri per pareggiare la partita. In questo caso è Vidal che riceve palla sulla tre quarti e vede il movimento di Hakimi alle spalle dei difensori rossoneri. Il lancio del cileno è preciso, ma di testa il marocchino da pochi passi sbaglia. Anche in questo caso il cross a scavalcare la difesa ha creato un'altra occasione. Al 70esimo Vidal recupera un'ottima palla su un passaggio errato di Teo Hernandez perché sì. Il cileno si invola e arriva al limite dell'area. Qui poteva servire o Lukaku che stava facendo il movimento in profondità o Lautaro che stava facendo il contromovimento ad uscire dall'area di rigore. Ma il cileno sbaglia il passaggio e regala il pallone rossoneri. Queste sono occasioni da sfruttare meglio, soprattutto quando hai una difesa schierata come quella rossonera e tu riesci a recuperare un importante pallone sulla tre quarti. All'81esimo troviamo un altro errore di Vidal in fase di costruzione. Il cileno poteva servire a Lukaku con un passaggio in orizzontale, ma regala palla a Kessié, che dà il via al contropiede milanista. In questo caso siamo molto sbilanciati in avanti, infatti qui è Barella che è costretto a recuperare sulla corsa di Castillejo, dato che sia Kolarov che Perisic erano entrambi utilizzati nella fase offensiva. Ecco, io credo che con 10 minuti ancora da giocare è assurdo lasciare tutti quegli spazi in contropiede contro una squadra che fa del contropiede una delle proprie armi. All'85esimo è Sanchez che commette un brutto errore. Entrato da pochi minuti, si abbassa a centrocampo per ricevere palla. Si gira e nel passaggio per cercare di servire uno dei suoi compagni regala palla a Castillejo, che dà il via al contropiede milanista. In questo caso ancora una volta siamo molto sbilanciati in avanti. Qui Ibrahimovic è completamente solo, riceve palla, ma grazie al ritorno di tutti i difensori delle mezze ali riusciamo a sventare un'altra minaccia. Quest'anno il cileno ha commesso più volte lo stesso errore, infatti nella partita contro il Torino abbiamo subito uno dei gol proprio in questo modo. Quindi quali sono le situazioni su cui fare attenzione? Il meccanismo del contropiede rossonero è ben oleato, infatti si cerca di servire spesso la punta Ibrahimovic che poi fa da sponda per i trequartisti veloci. Hanno commesso molti falli tattici per bloccare le nostre ripartenze e chiudono molto bene gli spazi, infatti non solo i difensori ma anche i centrocampisti si abbassano in linea per creare densità di uomini in aria. Quali sono invece le situazioni che dovremmo sfruttare meglio? Il lancio, come detto prima, a scavalcare la linea difensiva quando i rossoneri si abbassano potrebbe creare molte occasioni. Quando Lukaku riceve palla spalle alla porta, spesso è marcato da almeno due uomini, liberando così lo spazio per l'inserimento o degli esterni o delle mezze ali. La partita ha visto Milan che nei primi 15 minuti è riuscita a sfruttare appieno le prime due occasioni create portandosi sul doppio vantaggio. L'Inter è riuscita anche ad accorciare le distanze, ma successivamente abbiamo sbagliato troppo sotto porta. Bisogna essere più cinici in queste partite. Il modulo credo che rispecchierà più la mentalità di Conte e quindi vedremo un Inter schierata con il 3-5-2 e non con il 3-4-1-2. Prevedo una partita combattuta, magari decisa anche dalla giocata individuale. Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like ed iscrivetevi al canale attivando la campanellina per conoscere tutte le tattiche dei nostri avversari e per non perdervi le nostre live reaction. Io vi ringrazio, un saluto da Umberto, l'interista forever. Amalo.